sono presenti su Roma rappresentanti di tutte le organizzazioni criminali tradizionali, in questo momento storico soprattutto 'Ndrangheta e Camorra. Queste organizzazioni criminali tradizionali però a Roma mirano più che altro ad infiltrare il tessuto economico, finanziario, sociale della città. Non sono interessati a farsi la guerra tra loro per prevalere l'uno sull'altro per il semplice motivo che c'è spazio per tutti. Roma per la criminalità organizzata tradizionale è soltanto un grande mercato in cui investire i proventi delle attività illecite. Ho sentito sti botti e finito. Per molti anni la presenza, dicevo, delle mafie tradizionali in città che avevano raggiunto un loro equilibrio, sostanzialmente spartendosi la torta del traffico degli stupefacenti. E quindi parlo di 'Ndrangheta, parlo di Cosa Nostra, parlo di Camorra. La loro presenza sul territorio era anche una presenza militare, era una presenza, gli uomini di 'Ndrangheta erano presenti a Roma in modo anche abbastanza massiccio, gli uomini di Camorra erano presenti a Roma. Oggi questa presenza, diciamo, questa occupazione militare del territorio non c'è più. È come se in qualche modo le mafie tradizionali avessero salito un gradino, no? Nella scala dell'economia criminale. Quindi si occupano certamente, usano Roma come piazza di riciclaggio sporco, sicuramente, diciamo, continuano a fare profitti con il traffico degli stupefacenti, ma in qualche modo si appoggiano ormai ad una, diciamo, a una criminalità locale che si è fatta particolarmente virulenta da un lato e violenta dall'altro, proprio perché appunto questo controllo del territorio, il controllo militare del territorio si è allentato. Roma è una grande metropoli in cui esiste una forte presenza, come in tutte le grandi metropoli, della criminalità organizzata. Le aggressioni e gli attentati fanno più riferimento a meccanismi mafiosi. Secondo i ROS dei Carabinieri, un equilibrio tra criminali si rompe se ai pesci comincia a mancare l'acqua. E ai pescecani di Roma manca l'acqua perché l'Arma ha sequestrato alle cosche calabresi Gallico e Alvaro beni per oltre 500 milioni di euro. I Carabinieri hanno scoperchiato una realtà che finora era solo immaginata. Pezzi interi della città eterna sono alendrine. Basta pensare alla confisca avvenuta recentemente dopo il sequestro del 2009 di esercizi commerciali di primo livello, come il Café de Paris, come il Bar California, come il ristorante Georges nei pressi di Via Veneto, come il Gran Caffè Cellini, riconducibile alla famiglia degli Alvaro di Cosoleto. Basta pensare all'operazione abbastanza recente del clan Mallardo di Giuliano. Già era stata interessata da un primo intervento che aveva portato al sequestro di un patrimonio nella zona di Terracina e Fondi, ma che in un momento molto recente ha portato al sequestro di circa 200 immobili, una holding immobiliare, nelle zone di Mentana, Monterotondo, insomma, quindi alle porte di Roma. Avere la leva di comando, acquisire forti posizioni economiche, significa poi comandare e poter comandare anche nella pubblica amministrazione e quindi nella città. C'è stato indubbiamente negli ultimi, parlo degli ultimi 4-5 anni, c'è stata una grossa attenzione da parte della direzione distrettuale antimafia di Roma, soprattutto sul piano delle misure di prevenzione. Le confische sono aumentate e aumentando evidentemente la pressione. Questo rende, come giustamente riassumono i carabinieri del ROS, svuota di un po' d'acqua l'acquario. Il problema è che in questo acquario si svuota l'acqua, ma i pesci sono sempre quelli e molti di questi pesci sono diventati aggressivi. Sono diventati aggressivi in un quadro, ripeto, che è in evidente, diciamo, ridefinizione degli equilibri. Thank you.
la presenza delle organizzazioni criminali nel mondo degli affari ha un effetto di contenimento sulla criminalità minore, nel senso che non vogliono essere disturbati e quindi non vogliono destare l'allarme dell'opinione pubblica. Più c'è silenzio, meglio fanno i loro affari. Le maglie larghe di Camorra e 'Ndrangheta hanno lasciato uno spazio aperto a un livello più basso del mercato criminale e per accaparrarselo la lotta si è fatta sanguinosa. Nascono come capi bastoni di quartiere, nascono come piccoli capi zona che controllano una bisca e due bar e che a un certo punto capiscono che di fronte a loro si apre uno spazio e quello spazio lo occupano, e per occupare quello spazio non è più sufficiente, o si ritiene che non sia più sufficiente, soltanto l'intimidazione, ma vengono prese le pistole. Allarma semmai l'efferatezza di alcuni delitti, lo scatento di contese tra gruppi criminali minori e una penetrazione sempre più evidente delle mafie nella economia della città. La mala romana spara, gambizza, spaventa e minaccia. Nel mirino finiscono i paladini della giustizia, paladini come Otello Lupacchini, giudice istruttore ai tempi della Magliana, uno degli storici osservatori della criminalità capitolina. Prima mi ha detto: sono ancora vivo. C'è qualche ragione o era semplicemente una battuta? Ha avuto notizie? Ma vede, notizie io non ne ho, perché non svolgendo indagini non posso avere notizie. Lei crede che qualcuno possa... Io posso avere delle sensazioni, ma questo può dipendere esclusivamente dal mio pessimismo e non da dati di realtà. Se poi qualcuno dispone di dati di realtà in forza dei quali confermare o smentire queste mie pessimistiche sensazioni, gliene sarei grato se avesse la compiacenza di informarmene. A Roma è in atto una vera e propria camorrizzazione e la violenza dilaga è un problema per chi governa la città e soprattutto per chi l'aveva conquistata sull'onda dello sdegno cittadino per lo stupro e la morte di Giovanna Reggiani. Noi dobbiamo solamente dare una risposta. Io ho sollecitato fortemente le forze dell'ordine, la magistratura, a dare dei segnali molto chiari. Non basta scoprire i colpevoli, bisogna dare dei segnali preventivi e questo si può realizzare con delle forze sul territorio, soprattutto sui quelli che sono i quartieri a rischio, e poi cercando di creare anche una struttura specializzata che combatta questo fenomeno delle bande territoriali. Dobbiamo stare molto attenti perché queste guerre non solo sono pericolose per i cittadini, ma poi possono un domani portare anche la criminalità organizzata. Quello che possiamo affermare oggi è che nella società romana in particolare la violenza è diventata eccessiva, è diventata incontrollabile, anche la violenza spicciola. Le cause di questa cosa ovviamente non sono nella criminalità organizzata, forse sono nel modo di vivere, nella multietnicità, e il fatto che molta gente non sa come vivere e quindi di rapina per strada, eccetera. Questo è un altro punto però. Per quanto riguarda i gruppi criminali, noi abbiamo in questa relazione abbozzato, ripeto, una cosa è certa, che investono tutti qui. Ma la violenza che si respira nell'aria della capitale si ripercuote anche nei piccoli crimini o nelle discussioni di tutti i giorni. C'è anche un'emulazione a farsi sentire. Bisogna veramente dare una risposta durissima perché devono capire che non è possibile perseguire questa strada su Roma. Roma non vuole la criminalità organizzata. Roma rivive il suo romanzo criminale. Chi spara non ha paura e mette in conto la vendetta del nemico. E chi dovrebbe garantire la sicurezza subisce inerme le conseguenze. Togliete il cappotto. Sarà un inverno caldo nella capitale.